Su tutte le regioni, condizioni di variabilità con annuvolamenti intermittenti che, specie al centro-sud, potranno dar luogo a brevi precipitazioni anche temporalesche. Nebbia in pianura padana e localmente nottetempo e di primo mattino sulle altre zone pianeggianti. Temperatura in lieve diminuzione. Venti moderati occidentali con locali rinforzi sui versanti ad ovest. Mari mossi o molto mossi, occasionalmente agitati i bacini a ovest della penisola. Oroscopo di Peter Van Wood per domani, giovedì 10 dicembre. Ariete. Piccoli viaggi. Si parlerà di una crociera, contatti con parenti che vi gioveranno. Toro, alti e bassi finanziari, un incontro che potrà far nascere l'amore. Gemelli, sarete nervosi ed irrequieti più del solito, potrete associarvi in un modo o nell'altro. Cancro, vi sentirete amati ed apprezzati, evitate di essere coinvolti in pettegolezzi e compromessi. Leone, dovrete superare delle difficoltà causate da parenti. Tentate la fortuna scegliendo fra i numeri 19, 38, 57, 12 e 60. Vergine, giornata positiva per scrivere, parlare, viaggiare, commerciare e così via. Un invito mondano vi metterà in grave imbarazzo. Bilancia, ispirazione e fertilità di idee non vi mancheranno. Frequenterete il mondo dello spettacolo, del teatro o della televisione. Scorpione, sarete particolarmente interessati allo sport, i guadagni saranno buoni, riceverete un regalo. Sagittario, feste ed allegria, sarete generosi e desiderosi di affetto, arriveranno delle persone da lontano. Capricorno, sarà un giovedì piuttosto contrastato, chiedete consiglio agli amici. Acquario, un cambiamento si dimostrerà utile. Una donna gelosa o invidiosa vi creerà dei disagi. Pesci, giorno di affetto, amore, arte e amicizia. Un problema che vi preoccupa si risolverà. Come sempre a tutti buonanotte e auguri al calciatore Giovanni Merigalli. Per il ciclo La comunicazione didattica a cura del Dipartimento Scuola Educazione va in onda la quarta puntata dal titolo Simulazione di situazioni didattiche con l'aiuto del calcolatore. Informiamo i telespettatori che il materiale illustrativo relativo al programma è disponibile presso il Dipartimento Scuola Educazione, via Orazio 21, Roma. Vi ricordiamo che la quinta puntata del ciclo La comunicazione didattica andrà in onda venerdì prossimo 11 dicembre alle ore 23:45 sempre sulla rete 2. Ma professore, se vede che sembra nato. La dischera è un bellet, con tre tole e un camion.
Destro! Non è bello, però se avesse un bel ciuffo. Fianco Sono Franca Lipparoni, programmista della RAI. La trasmissione di oggi è dedicata alla simulazione di situazioni didattiche assistite dal calcolatore. Ho qui con me la professoressa Graziella Ballanti, docente di pedagogia nel corso di laurea di psicologia all'Università di Roma, e il professor Renzo Titone, ordinario di psicopedagogia sempre all'Università di Roma. Professoressa Ballanti, io vorrei chiederle qual è l'atteggiamento dell'insegnante di fronte all'uso della macchina? Nel caso di uno strumento particolarmente potente come il calcolatore elettronico, direi che l'atteggiamento degli operatori scolastici va considerato in due sensi. Per quanto riguarda il primo aspetto, cioè l'atteggiamento nei confronti della macchina, direi che gli operatori scolastici attuali oscillano fra due estremi. Una totale accettazione dovuta ad una sorta di timore reverenziale per l'immensa potenza dello strumento, che fa sì che esso venga addirittura ingigantito nel suo valore, quasi dovesse da solo risolvere qualunque problema e dominare qualunque caso senza nessun apporto umano. L'altro invece è l'estremo di un rifiuto altrettanto totale e deciso, in quanto che appunto si ha paura che lo strumento così sopravvalutato finisca col dominare eccessivamente, addirittura col cancellare ogni valore del lavoro e della collaborazione dell'uomo con la macchina. Direi che da questo punto di vista l'atteggiamento verrà modificato molto semplicemente dallo scorrere del tempo. Più importante è invece, io credo, l'atteggiamento degli operatori scolastici nei confronti dei programmi da inserire in macchina, perché questo atteggiamento rischia di rimanere tradizionale, infine, se il programma macchina è di nuovo inteso come qualcosa che va solamente accettato, recepito, tutt'al più presentato in ambiente scolastico e magari presentato attraverso la mediazione di particolari linguaggi o di particolari esperti che pongono l'operatore scolastico in seconda linea. Viceversa, io ritengo che insegnanti preparati alla programmazione potrebbero essere ottimi collaboratori, almeno nel senso di collaborare in equip, alcuni di essi, e tutti saper decidere, saper scegliere, saper usare i programmi macchina in maniera positiva per quanto riguarda l'ambiente scolastico in classe. Professor Titone, e per il futuro, quale vantaggio può trarre l'insegnamento dall'ampliamento di questo strumento, cioè del calcolatore? La scuola e l'insegnante in particolare trarranno vantaggio da queste tecnologie a patto che si convincano che in sostanza la finalità a cui è diretto l'uso di queste tecniche è soprattutto quella di rafforzare l'autonomia dell'apprendimento da parte dell'alunno, cioè di rendere l'attività didattica veramente centrata sull'alunno. Se l'insegnante è convinto che attraverso l'uso di questo strumento si può ampliare, rafforzare e illuminare la mente stessa dell'alunno su ciò che dovrebbe fare per raggiungere certe finalità di apprendimento, allora si comprenderà che lo strumento ha una sua indubitabile utilità. E questa utilità soprattutto si manifesta nel garantire una maggiore autonomia e autogestione dell'apprendimento stesso, nel favorire maturazione di processi, di capacità a livello di scoperta o di riscoperta di soluzione di problemi,
e nel maturare una generale abilità di apprendimento autonomo, il che vuol dire formare per la vita il soggetto discente. Tutto questo sarà dimostrato in qualche modo dalle simulazioni che seguiranno. Per questo abbiamo qui con noi Giovanni Lariccia, ricercatore del CNR ed esperto di informatica cognitiva, Enrico Leng, esperto di microcalcolatori ed appassionato programmatore, Corrado Maier, esperto anche lui e autore come Enrico Leng di alcuni programmi che vedremo in questa nostra puntata. Per mettere in una prospettiva storica l'inserimento del calcolatore nei processi di apprendimento e di insegnamento, occorre secondo me, e per vedere anche i problemi di accettazione da parte degli insegnanti a cui accennava la professoressa Ballanti, occorre vedere la sua rapida evoluzione del calcolatore come specie tecnologica nel mondo degli uomini. Questa evoluzione è caratterizzata da alcuni parametri oggettivi, che sono in termini di costo, di volume, di potenza, e da una dimensione comunicativa. Abbiamo cercato di riassumere i parametri oggettivi in questa tabella, in cui facciamo un raffronto tra i calcolatori della cosiddetta seconda, terza e quarta generazione, trascurando per semplicità la prima, dal punto di vista biologico può essere assimilata ai dinosauri e che è caratterizzata dagli anni 50. Il monocalcolatore, che è il primo che attira l'insegnamento, è un calcolatore che occupa un certo volume, ha una potenza ridotta, serve un solo utente, per questo che lo chiamiamo mono, e ha una bassa velocità e un costo non indifferente. Di questi calcolatori, tuttavia, negli anni 60 se ne hanno già migliaia di esemplari negli Stati Uniti e nell'Europa occidentale. Questo calcolatore già attira l'insegnamento per la sua capacità di gestire informazioni fino a 40 migliaia, decine di migliaia di cartelle dattiloscritte, per la sua capacità di elaborazione, anche se la sua capacità comunicativa è piuttosto limitata, perché il tipico processo tra lo stimolo dell'operatore e la risposta del calcolatore è piuttosto lento. Vediamo un monocalcolatore nel suo ambiente più tipico. Questo è un centro di calcolo assai tipico all'inizio degli anni 70. Si trova a metà strada nell'evoluzione dei calcolatori, nella cosiddetta seconda generazione. Si tratta di macchine che lavorano, si dice così, ad infornate, cioè un programma deve essere terminato prima dell'esecuzione del successivo. L'unità centrale ha a disposizione 20.000 posizioni di memoria in milionesimi di secondo di tempo di accesso e 20 milioni di caratteri sui dischi in continua rotazione. Vediamo un tipico ciclo di attività, una delle cosiddette infornate, cioè vediamo cosa succede tra gli stimoli che l'uomo fornisce alla macchina e le risposte che la macchina riporta all'uomo. L'operatore ha preso delle schede che contengono dei richiami a dei programmi che sono memorizzati su disco. Dietro queste schede, di solito poche, due o tre, ci sono delle informazioni nuove per il calcolatore che vengono elaborate dal cervello in base ai programmi richiamati dal disco. Le schede passano nel lettore di schede, provocano una memorizzazione nella unità centrale, la quale elabora i dati e li riporta in uscita su una stampante. A volte invece che sulla stampante i dati possono andare a finire su una unità nastri per successive rielaborazioni. In 10 anni i grossi investimenti nella ricerca rendono possibili spettacolari avanzamenti di tipo tecnologico che cambiano radicalmente le prestazioni e l'aspetto esterno di questo tipo di calcolatori. Parliamo infatti di multicalcolatore per sottolineare la capacità di queste macchine di servire contemporaneamente centinaia di utenti con una velocità molto maggiore, una grossa potenza e un costo naturalmente in proporzione altrettanto elevato. Queste macchine negli anni 70 sono presenti ormai in tutte le università grosse e piccole, hanno una capacità di memoria eccezionalmente aumentata, sì, e hanno ormai anche una dimensione comunicativa accettabile dal punto di vista della didattica. Vediamo un multicalcolatore ancora nel suo ambiente più tipico. Siamo in un tipico centro di calcolo di medie dimensioni, come se ne possono trovare in tante realtà aziendali o di enti pubblici italiani, composto da una grossa unità centrale che divide il suo tempo tra tante unità periferiche. Le unità periferiche a questo punto sono ormai costituite da terminali video con una tastiera davanti e da unità di stampa, come se ne possono vedere due sullo sfondo. Il cosiddetto cervello, cioè l'unità centrale di elaborazione di questo centro di calcolo, ha a disposizione continuamente 1 miliardo di caratteri, cioè l'equivalente di 5.000 volumi di 100 pagine ciascuno. A queste informazioni si può accedere attraverso comandi che vengono emessi battendo dei tasti che assomigliano a delle parole con qualche ricordo, con qualche significato.
Ma l'evoluzione senz'altro più significativa dal punto di vista della didattica è quella che porta all'inizio degli anni Ottanta all'avvento dei cosiddetti microcalcolatori, che con capacità di memoria, potenza e velocità dello stesso ordine di quella del monocalcolatore ha ormai un volume e un costo che lo rendono accessibile a milioni di persone o a scuole di ogni grandezza e grado. Vediamo qui due microcalcolatori che saranno i protagonisti della nostra trasmissione e passiamo finalmente a delle considerazioni di carattere funzionale con degli esempi di uso. Avete sentito parlare spesso dei calcolatori come di cervelli elettronici. Questa espressione non è fuori luogo, perché in effetti il calcolatore nasce come riflessione su come opera il cervello umano durante l'esecuzione di calcoli. Calcolatore significa colui che esegue i calcoli. È una riflessione fatta da Turing, da un logico matematico inglese, intorno agli anni 30. Ma il calcolatore esegue dei calcoli su degli oggetti simbolici, oggetti che attraverso codificazioni possono diventare anche punti su uno schermo, tasti di una tastiera e via dicendo. Ma non è solo l'aspetto dell'operazione intellettuale che è caratteristico nel calcolatore. Un altro concetto molto importante è quello di automa. Il calcolatore è un automa in quanto è un esecutore fedele di ordini registrati. Questo concetto è della metà degli anni 40 e nasce quando viene in mente a von Neumann di registrare dentro il calcolatore la successione di ordini che poi il calcolatore eseguirà in un momento successivo. Quindi nell'usare i calcolatori ci sono due tempi, due fasi. La prima fase è quella di registrazione degli ordini e la seconda fase è quella di esecuzione. In questo modo, registrando degli ordini e poi eseguendoli, è possibile registrare sequenze molto lunghe di ordini, sequenze di ordini che attraverso tante azioni apparentemente banali riescono a ricostruire comportamenti estremamente complessi. È così che il calcolatore è stato utilizzato per simulare, per imitare. Il calcolatore può imitare l'uomo che apprende, può imitare l'uomo che insegna, ed è per questo che il calcolatore è stato, verso la fine degli anni 60, introdotto nell'insegnamento con funzione di aiuto o a volte di sostituzione dell'insegnante. Per capire bene questo concetto di simulazione, vediamo un attimo, vediamo nella sua forma più semplice, il calcolatore che imita un bambino che fa un gioco di tipo intellettuale, giochi di tipo comunissimo a cui ciascuno di noi potrà fare riferimento nella propria esperienza. Ecco, possiamo vedere l'intestazione del programma che, come appunto stava dicendo, si presenta sotto forma di gioco. E in questo caso ci siamo ristretti all'insieme degli animali e il calcolatore partecipa al gioco in questo modo, cioè noi pensiamo un animale e lui cerca di indovinarlo attraverso una serie di domande a cui noi risponderemo sì o no. In questo modo il calcolatore opererà una discriminazione via via sempre più stretta cercando di individuare questo animale che è stato pensato. Una caratteristica peculiare di questo programma è che se questo animale non viene identificato il calcolatore è capace di apprendere questo nuovo animale, cioè chiedere nuove informazioni e aggiungere questo nuovo animale alla lista di animali già conosciuti, quindi via via ampliando le sue conoscenze, se così si può dire. Se vogliamo iniziare, provate a pensare a un animale. Sì, posso dirlo, tanto lui non mi sente. La lucertola. Allora, facciamo partire il programma. Questa è la prima domanda. Vive nell'acqua? No. È un mammifero? È un mammifero, direi no. È un rettile? Sì. Sta discriminando. Ha le zampe? Sì. Sì. Una lucertola. Bravino. E così via, si potrebbe rigiocare. Nel caso in cui il calcolatore non indovina l'animale, è appunto in grado di assumere nuove informazioni e aggiungerlo all'elenco di tutti gli animali conosciuti. È chiaro, ma il comportamento del computer può essere più complesso? Sì, intanto sottolineerei che il calcolatore può imparare una quantità enorme di animali, cioè noi lo abbiamo trattato con un numero piccolo di domande, ma questo numero di domande può crescere notevolmente. Comunque sì, può eseguire comportamenti tanto complessi che non possono essere contenuti nella sua memoria. Tipico è l'esempio del gioco degli scacchi, che è un gioco simbolico vecchissimo, come tutti sapete.
che può portare a una tale quantità di situazioni possibili che non possono entrare nella memoria del calcolatore, e il calcolatore quindi deve comportarsi basandosi su criteri di valutazione, di strategia di comportamento. Cioè il comportamento in questo caso non può essere calcolato esattamente, ma va valutato, va fatto una specie di apprezzamento delle cose possibili. Sul gioco degli scacchi, non a caso, si sono concentrate le ricerche di studiosi della cosiddetta intelligenza artificiale, cioè di persone che hanno cercato di portare il comportamento intelligente dell'uomo nel calcolatore. Uno degli aspetti importanti che vogliamo mettere in luce con questo esempio del gioco degli scacchi è la alternanza sistematica tra il calcolatore e l'allievo, tra l'insegnante e l'allievo. Questa alternanza è quella che si chiama una situazione interattiva. Per esempio, impostiamo un'apertura classica di re. La mossa si imposta con le coordinate classiche degli scacchi, quelle che stanno apparendo sulla destra, e 2 e 4. Ecco, il calcolatore esegue la mia mossa, dopodiché esegue anche la propria, cioè risponde, è apparsa, la risposta è 7 e 5 in alto a destra. Adesso, non so, imposto un'altra mossa, per esempio di 2, di 4, sposto l'altro pedone. Anche qui esegue la mia mossa, dopodiché risponde, ma ha catturato il pedone. E così via, potrei giocare delle mosse successive. Ma allora qualsiasi insegnamento può essere assimilato ad una partita a scacchi? Fondamentalmente sì, nel senso che qualsiasi situazione di insegnamento è l'interazione tra una parte discente e una parte che risponde, è un dialogo sostanzialmente. L'interessante è che in alcune forme la parte del calcolatore è più elaborata, in altre forme la parte dell'allievo è più elaborata. Ecco, scusa, una cosa interessante di questo programma è una certa randomizzazione, cioè come un insegnante, diciamo, quando deve insegnare la stessa cosa non è che dica sempre le stesse cose, così il calcolatore davanti alle stesse mosse non risponde sempre con la stessa mossa, perché diciamo esistono nella stessa situazione diverse soluzioni intelligenti possibili, e allora sceglie a caso questo famoso random che simula ancora meglio un comportamento tipicamente umano. E un bambino che cosa deve sapere prima di usare un calcolatore? Ma adesso abbiamo considerato delle situazioni di gioco. Passiamo a una situazione di apprendimento del tutto vicina a quella della scuola. Per esempio, pigliamo un concetto come quello delle frazioni, a cui voi siete stati esposti in seconda media presumibilmente, e probabilmente in maniera anche abbastanza noiosa. Sì. Vediamo come il calcolatore riesce a creare una situazione di apprendimento e insegnamento estremamente più varia, più dinamica, e con delle possibilità realmente nuove rispetto alla carta e matita. Si tratta di un gioco, anche qui, ma di un gioco che, come sottolineavi prima, richiede una certa situazione di partenza, certe competenze di base, e porta a una situazione più evoluta. Ecco, possiamo vedere sullo schermo del calcolatore una barra verticale su cui sono segnate tre posizioni. C'è uno 0, un 2, 2 quinti e un 3 che mi indicano dei punti di riferimento basandomi sui quali potrò tirare delle frecce sui tre bersagli che si vedono a destra della linea. E per far questo sono costretto a valutare delle distanze riportate in questa scala e eventualmente fare anche dei calcoli. Per esempio, in questo momento mi sembra che il bersaglio più facile da colpire sia quello centrale. Siccome sembra messo proprio in mezzo, la distanza dovrebbe essere 1,5. Allora proviamo a impostare i dati. Metto 1 sotto forma di numero intero e poi 1,5 sotto forma di frazione. Ecco, parte la freccia esattamente all'altezza che io gli avevo dato con questo dato, però c'è stato un errore di valutazione, infatti il calcolatore mi segnala sulla destra 1,5 che è il valore che ho dato io. Allora, se voglio colpire il bersaglio devo alzare un po' la mira in un certo senso, quindi sono costretto a trovare una frazione che sia lievemente maggiore di 1,5. Potrei provare per esempio con un 3 quinti, proviamo a fare 1 e 3 quinti. Ecco, parte una freccia un po' più in alto e questa volta dovrebbe prendere il bersaglio. Ecco, qui succede un fatto interessante. Sulla destra il calcolatore mi segnala il valore che io ho dato, l'ultimo valore che avevo tirato. E sulla sinistra invece c'è il valore esatto a cui si trova il bersaglio. Si può osservare che riportato su questa scala
la distanza 1 e 2 terzi non è molto diversa dalla distanza 1 e 3 quinti. Mi pare che si possa sottolineare, rispondendo ancora alla domanda tua di prima, che in questo caso entrano in gioco due tipi di abilità. Una abilità di tipo percettivo, la stima delle distanze o dei segmenti, e una abilità di tipo simbolico, cioè la traduzione di queste distanze in frazioni, eventualmente, come ha fatto Enrico prima, un calcolo sulle frazioni per ottenere un punto su cui scagliare la freccia. Quindi il calcolatore fornisce un ambiente che è sì artificiale, ma che in realtà approssima la realtà meglio di quanto non lo faccia la situazione di insegnamento tradizionale. Ci sono altre due dimensioni in cui il calcolatore, un ambiente, un apprendimento basato sul calcolatore può risultare potenzialmente più liberante e più ricco. La prima è il tipo di interazione. Rifacendoci al modello della partita a scacchi, in cui c'è l'insegnante rappresenta una parte e l'allievo l'altra, e le mosse sono una da una parte e una dall'altra, possiamo pensare di dare all'allievo la capacità di compiere 10 mosse insieme, lasciando all'insegnante la stessa capacità. E questa è una delle dimensioni. L'altra dimensione è quella di dare all'allievo la capacità di fissare i propri obiettivi, come se nella partita a scacchi, invece di dare scacco al re, si decidesse di dare scacco all'alfiere. Ma lasciare agli allievi una completa libertà nella definizione dei propri obiettivi non può diventare pericoloso? Direi assolutamente no, così come tutti noi lasciamo tranquillamente a un bambino di due anni che inizia a camminare la scelta di raggiungere gli oggetti che vuole e magari di buttarli per terra. L'obiettivo fondamentale, che è quello di imparare a camminare, è comunque raggiunto. Ma allora in futuro non ci sarà più la fase di esercitazione, che è la più faticosa? No, tutt'altro. Direi anzi che quando uno ha scelto il proprio obiettivo e lo ha in qualche maniera adottato, è capace di sopportare delle fatiche veramente immense. Ne sa qualcosa Enrico, che è un programmatore. Sì, c'è da dire che l'introduzione del calcolatore nella scuola può essere vista anche dal punto di vista della programmazione vera e propria. Senz'altro è molto utile da parte degli insegnanti e degli studenti usare dei programmi che sono stati fatti da altre persone su un calcolatore, soprattutto se la qualità di questi programmi è buona. Però sono convinto che un entrare proprio dentro il vivo della programmazione può essere anche più interessante. Oggi come oggi, con l'uso del microcomputer, sul quale sono disponibili dei linguaggi di programmazione anche relativamente semplici come il BASIC, ci sono insegnanti e studenti che possono tranquillamente farsi i loro propri programmi. E da un certo punto di vista può essere più utile avere un programma che è stato fatto per conto proprio, anche se di qualità più scadente rispetto a un favoloso programma americano, piuttosto che usufruire di una cosa fatta da un'altra persona. Quanto può durare nel tempo la capacità di un ragazzo di proporsi nuovi obiettivi? Ma praticamente all'infinito, come nel caso dell'umanità, perché gli obiettivi più lontani, più complessi, sono anche più interessanti. Del resto, per programmare, ritornando anche a quello che diceva Enrico poco fa, non è necessario partire da cose complesse. Possiamo vedere un esempio di una programmazione, di un raggiungimento di obiettivi estremamente semplici, perlomeno da un punto di vista intuitivo, anche se il loro raggiungimento richiede una coordinazione e una complessificazione via via crescente. In questo gioco si tratta di imitare un modello, quello che vedete sulla sinistra. Il modello è una specie di gioco di bambini, consistente nel disegnare tre strisce infilate in un perno. Sulla parte di destra si prepara il perno, tra gli ordini elementari che il ragazzo può emettere c'è anche il tracciamento di strisce, una striscia grande, una striscia media, una striscia piccola. Quello che nella vita quotidiana è semplice e che probabilmente si è impresso nel nostro cervello all'età di 2 o 3 anni, rifatto in un ambiente simbolico con uno strumento elettronico, diventa un problema da risolvere estremamente interessante. Ma non può essere stancante, no? E soprattutto riduttivo concentrarsi continuamente e a lungo sul piccolo schermo. Hai ragione, ed è per questo che sono state studiate molti altri tipi di comunicazione, sempre controllati dal calcolatore. Per esempio possiamo ascoltare un bellissimo brano musicale messo sul calcolatore, senza nessuna esperienza precedente, da una persona, un compositore musicale naturalmente, il quale con l'aiuto di un programma è stato in grado di scriverlo in poche ore. Si tratta di un preludio di Bach.